Salve ragazzi, questa è la prima parte in assoluto del blog del Lucca Comics. E come non iniziare se non in bagno? Ci vediamo fuori, va? Allora, eccoci alla stazione finalmente. Allora, guardate bene, 5.13 abbiamo il pullman. Il pullman, ma che cazzo, il treno che ci porterà direttamente a Lucca. Quindi niente, ora bisogna soltanto aspettare, sono le 4.53. One eternity later. Ok raga, stiamo alla stazione di Firenze, a posto, quindi a un certo manca un'ora e mezzo e siamo a Lucca. Quindi niente, mo aspettiamo mezz'ora, ma c'è un cambio treno e ci vediamo dopo. Allora, adesso stiamo sul treno e niente, aspettiamo di partire. Allora gente, siamo a Lucca, abbiamo appena finito di fare colazione e penso che adesso andiamo direttamente a Lucca e niente, vi faremo un po' vedere com'è questa fiera e dopo vediamo se metterò qualche Nintuber in giro, ci vediamo dopo. Tra poco comincerà un gioco a piedi dove daremo il gadget a chi risponderà correttamente alle domande. I gadget sono carte, sono anche questa spilla bellissima di Arturo. Ma quanto ne vedo uno molto interessato, dunque poi ti voglio vedere sul palco. Non vieni mi offerta. Chiaramente. Allora ragazzi, evento appena finito, è stato un piacere farlo con Phoenix e Vanitas, ci siamo divertiti un botto, abbiamo praticamente fatto domande su domande alla gente, è stata una cosa veramente molto molto carina. Quindi niente, adesso noi qua continuiamo il nostro giro, sicuramente voi avrete visto qualche immagine dell'evento, mi dispiace se la qualità non è il massimo, ma sapete un po' com'è quando non hai delle reflex che ti porti indietro per creare vlog, è un po' difficile fare riprese di, insomma di un buon dettaglio, ecco. Quindi niente,
Ora noi qui continuiamo a fare un giro. Pensavamo di andare allo stand di The Witcher, dato che è veramente molto bello. Forse una delle cose più belle che si può vedere in questo look 2019. E quindi niente, ci vediamo là. Allora ragazzi, abbiamo appena finito di stare sullo stand di The Witcher, veramente molto bello. Ci hanno regalato un medaglione, una quest da fare su Instagram Stories di Netflix, ma non la faremo perché è tipo super impossibile, il nostro tempo qui è limitatissimo. E niente, adesso andremo nello stand degli Avengers a vedere un po' come quel gioco, perché ci interessa enormemente. Allora gente, molto probabilmente avete visto varie cose, ora noi stiamo qua, ci stiamo riposando, non è che ci sia rimasto molto da vedere, abbiamo visto diciamo le cose più principali. Ovviamente ho comprato delle cose, ma dopo ci sarà un taglio, ve le farò vedere quando sarò ritornato, insomma. Ciao! Allora gente, è finita questa giornata di Luca, stiamo aspettando il treno e dopo, appena siamo sopra il treno, concludiamo questo vlog con le considerazioni finali, ma non del tutto, perché dopo a casa registrerò la parte di tutto, cosa ho comprato ovviamente. Niente ragazzi, avrei dovuto finire questo vlog in teoria in treno, purtroppo non ho potuto perché le condizioni non me l'hanno permesso, quindi lo finisco qua. Allora, Lucca è stata una bellissima esperienza ragazzi, è stata la mia prima volta a Lucca Comics, ci ritornerò, ho visto un botto di cose fighissime, fare l'evento con Phoenix e Vanitas secondo me è stata la cosa migliore, perché a parte che ho visto per la prima volta gente con cui insomma parlo su Discord, ne parlo ogni tanto e l'ho vista dal vivo, insomma una delle prime volte che succede, ma soprattutto fare un qualcosa per la community di Intubers è stato davvero grande, quindi io ringrazio nuovamente Intubers per questa opportunità, ringrazio Nintendo per averci permesso di fare questo piccolo eventino organizzato insieme a Intubers, e ovviamente ringrazio voi per tutto il supporto e anche Phoenix e Vanitas per essere stati con me e per avermi supportato. Allora gente, passiamo alla parte degli acquisti, ne ho fatti tre, niente di speciale, ma tenevo a farveli vedere, quindi primo acquisto, abbiamo il numero 9, abbiamo il numero 9 di Dragon Ball Super, poi abbiamo, secondo acquisto, un
Funko Pop di Deku era limited edition, da quello che ho capito, perché non si trova su Amazon questo, con il queer cattivo, ed è una figata. E terzo acquisto, una maglietta sempre di Deku di My Hero Academia. Oggi ho voluto optare per My Hero Academia, non chiedetemi il motivo. Comunque tutta questa bella robetta, anzi sicuramente soltanto questo, andrà lì dove già ci sono Kirby e Yoshi. Quindi niente ragazzi, io ringrazio nuovamente tutte le persone che hanno permesso di fare questo evento a Lucca. E quindi niente ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Io vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi, seguirmi su Instagram. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, e ciao dal Funko Pop di Deku. Ciao!